friends, dal vostro Super Corri. Eccoci qua, ragazzi, pensieri domenicali del terzo tipo. Questa domenica, ragazzi, parliamo un po' del tenere i piedi per terra, perché penso sia un argomento molto caro a tante persone. Chi nella vita ha avuto qualche successo in qualsiasi ambito sa quanto è facile poi spiccare il volo verso vette che poi magari non raggiungi. Uno si esalta, pensa di essere arrivato a un livello mostruoso e cade rovinosamente, rovinando tutto. Purtroppo questo, ragazzi, è un qualcosa che accade spesso e a tanta gente. È accaduto anche a me, non in ambito YouTube, in altri ambiti, perché soprattutto quando si è più giovani è facile esaltarsi per qualsiasi cosa e magari valutare quello che si sta facendo più di quello che è, soprattutto pensarsi arrivati. Questi sono tanti dei problemi che poi ti portano a cadere. Tenere i piedi per terra è fondamentale perché? Perché in qualsiasi momento, a qualsiasi livello tu arrivi nella vita, devi pensare sempre di poter migliorare, di poter fare uno step in più. Se ti pensi arrivato, se pensi di non aver più nulla da imparare, è finita. Ecco perché il mondo è pieno di gente, anche famosissima, che crolla, che cade a tutti i livelli. YouTube è pieno di grandi YouTuber, di gente che fino a pochi anni fa era straordinariamente famosa, iperseguita, adesso sta pian piano crollando, già è crollata, non fa magari più questo lavoro o cose del genere. Perché purtroppo, ragazzi, esaltarsi è un attimo, ma anche poi cadere dal piedistallo, non ci vuole niente. Quindi, come al solito, prima di continuare con questo video, vi voglio invitare a iscrivervi a tutti i miei canali, lasciate un bel like, seguitemi sui miei social, c'è la mia raccolta fondi per la beneficenza Supercorris and Friends, i soldi di aprile non li abbiamo donati perché, ragazzi, mi abbiamo raccolto 20 euro. Cerchiamo di metterli insieme con quelli di questo mese. Ci metto qualcosa io a fine mese, come sempre. Cerchiamo di arrivare almeno a 50, 100 euro e fare una donazione decente. C'è il sostegno al canale, abbonamenti, donazioni. Anche là, se donate per il canale, scrivete donazione canale. Allora, raga, partiamo subito col dire che a me in quali ambiti è successo questo? Beh, è successo nel classico periodo, magari dove tu esci, conquisti una ragazza e magari conquisti tutte le sue amiche, hai un successo dilagante in ambito femminile. Là ti esalti, pensi di essere il dio, di poter conquistare ogni donna. Poi magari quel periodo finisce, magari ti lasci con la ragazza, sei un po' deluso da te stesso, non riesci più a sbloccarti da quel punto di vista e cadi. Cadi in maniera fragorosa, eh? Faccio un esempio banale. A me è successo questo. A più riprese della mia vita ci sono stati periodi di esaltazione dove conquistavo qualsiasi ragazza incontravo. Periodi dove invece sostanzialmente non riuscivo a fare nulla. Anche ora, ora per esempio in un periodo dove non ci penso proprio, però di base faccio tante cose, ma mi risulta difficile poi andare a corteggiare una donna, perché sono fasi della vita. Mi ero esaltato in certi momenti, cadere e tornare alla realtà è stata dura. Faccio un esempio banalissimo, quando facevo sport, sono state annate dove ho giocato a calcetto da Dio, calcio a 11. Facevo cose sontuose, incredibili in campo. Magari l'anno dopo non riuscivo a ripetere. Io sono sempre stato uno che ho fatto sempre la prima parte di stagione molto difficoltosa, perché essendo molto grosso, ogni volta che facevamo la preparazione me la portavo per mesi. Quindi io di solito la prima parte di stagione, da settembre a dicembre, non rendevo. Anno nuovo poi iniziavo a ingranare, a fare grandi cose. Però sono state anche stagioni dove ho giocato male. Mi ero esaltato, pensavo, ora ho avviato questo modo di giocare così ottimo mi durerà per anni, invece non è stato così. Ragazzi, può succedere su YouTube. Io, grazie a Dio, sono una persona sempre con i piedi per terra. Una persona che non è mai soddisfatta di se stessa. Una persona che ogni volta che si alza la mattina dice: Corrado, tu oggi devi fare qualcosa di meglio di ieri. Questa è la mia filosofia di vita. Questo mi permette di non esaltarmi sul nulla. Ci sono i motivi per cui esaltarsi? Sì, ragazzi, ci sono. Io mi potrei esaltare perché comunque sono partito da zero, 4 anni su YouTube. Un primo canale di oltre 20.000 iscritti, senza lecchinaggio, anzi dicendo cose scomode, spesso e volentieri, che ti fanno odiare da chi poi è di una fazione o di un'altra. Questo canale qua, quasi 8.000 iscritti, penso ci arriviamo entro maggio. Ragazzi, io potrei essere orgoglioso di me, perché senza un euro, senza avere soldi per fare investimenti all'inizio, mi sono preso tutto quello che vedete qua col duro lavoro, con quello che ho guadagnato su YouTube. Devo dire che penso di aver fatto un lavoro ottimo. Si può migliorare, sì, si può fare di più, sì, però di base già mi posso ritenere soddisfattissimo. C'è gente che mi vuole bene, già in giro ti riconoscono in tanti. Ora mi hanno chiamato domenica, per esempio, a Teramo, il Teramo Comics. È un onore, è una gioia per me essere chiamato come ospite, in una fiera di dove abito io praticamente. Teramo sta qua vicino a casa mia, cioè.
mio padre era di Teramo, quindi bene o male, vedete, sono soddisfazioni enormi, ma mai io mi esalterei per queste cose, mai mi esalto per una gara. Oggi stavo guardando LFM, ragazzi, non mi sono reso conto, stavo dicendo l'altra sera durante la gara di Brands Hatch. Caspita, ho detto, io con sto tempo, l'altro giorno sarei partito quinto, con lo stesso tempo, l'ultima gara che abbiamo fatto sono partito, mi sembra, un dicesimo, dodicesimo. Detto impossibile, non mi ero reso conto che eravamo saliti di livello, non siamo più rookie, ora siamo, mi sembra, bronze, una cosa del genere, siamo saliti di due livelli, non un livello solo. In due settimane siamo riusciti a salire di due livelli su LFM, io mi potrei esaltare, cioè PC, corro e sto andando bene, anche se non mi alleno, in Gran Turismo sto in Serie A più S, col profilo principale, potrei esaltarmi di tante cose, dei follower, della roba che sto comprando, degli inviti che mi arrivano, e sai, già sto in contatto con Claudio per andare a Imola e fare un tour di Imola. Claudio, che spero che non si arrabbia se lo dico, è il presidente del club Minardi. Entro quest'estate penso che andrò a Imola, mi porterà al Tamburello, mi porterà a vedere il Museo Senna, mi porterà a vedere la camera d'albergo di Senna, farò un tour pazzesco per ricordare Senna, ragazzi. Cioè, vedete quante strade ti si aprono, gente che mi vuole proprio bene. Claudio mi rispetta tantissimo, io rispetto lui, metto corra, per me, come parli tu di Formula 1, non ne parla nessuno, bravo, vai avanti così. Quindi, vedete come uno si potrebbe esaltare. Tante visualizzazioni, tanti iscritti, le fiere che ti chiamano, le persone che ti vogliono bene. Ma io non mi esalto, per me è assolutamente, anzi, mi sento assolutamente insoddisfatto di me stesso. Ma non mi esalterò manco quando ci avrò 100.000 iscritti. Manco là mi esalterò, perché ragazzi, per me 100.000 iscritti sarà soltanto una tappa di passaggio. Io ho tanti sogni, ma devo migliorare anche come youtuber, devo migliorare come streamer, devo migliorare su tutta la linea, sui social. Io so che devo migliorare di continuo, ma so anche che lo farò, perché sono disposto a fare il duro lavoro. Perché non ho paura di svegliarmi la mattina e dire, corra, c'è ancora da imparare tanto. Non mi sento arrivato assolutamente, non mi sentirò mai arrivato. Se arrivo a 80 anni starò ancora a imparare. Quella è la base. Invece c'è gente che si esalta per nulla. Io vedo gente che ha 1000 iscritti su YouTube e si esaltano. Si sentono i padroni del mondo. Non è così, ragazzi. Non è così. Ognuno deve essere conscio che tutto quello che facciamo noi è un lungo percorso. Un lungo percorso che ti porta veramente in alto. Io vedo canali che hanno 100.000 iscritti e fanno 3.000 visualizzazioni al video. Vedo canali come il mio che hanno 7.000 iscritti e fanno più di 1.000 visualizzazioni al video. Cosa significa tutto ciò? Che io ho un seguito molto corposo, perché se una persona su 7 guarda i miei video è buono rispetto a vederle 3 persone su 100. È una statistica migliore. Io so che la gente mi segue, io domani potrei anche mollare completamente i videogiochi, il racing game, il PC, le console. Parlare solo e la gente mi seguirebbe lo stesso. Perché grazie a Dio ho visto che qualsiasi cosa faccio, in qualsiasi ambito e mi metto, le persone comunque mi seguono. È chiaro che non lo farò mai, perché se io gioco il racing game, il sim racing, e ci sto investendo tanti soldi, semplicemente perché, ragazzi, è un mio sogno, è una mia passione e mai ci rinuncerei. Però vi dico, la soddisfazione più grande non è solo giocare, ma è parlare. Quando questi video parlati fanno tante visualizzazioni, per me è un orgoglio, perché purtroppo dove vivo io non ho mai avuto possibilità di parlare di questi argomenti, di motivazione, di miglioramento personale, di ambizione. Io perché non posso stare più in mezzo alla gente, ragazzi? Io non riesco più. Io con le persone, soprattutto qua dove abito, non riesco più a stare. Se dovessi pensare di andare al bar e stare un pomeriggio con le persone con cui sono cresciuto, non ci riuscirei. Perché purtroppo, ragazzi, c'è una filosofia troppo diversa. Io oggi potrei stare solo con le persone come me, molto ambiziose, che puntano al loro miglioramento continuo. Con gente che non si migliora, non c'ha ambizioni di fare uno step nella propria vita, con gente che non c'ha voglia di migliorare la propria posizione. Io non posso stare. Perché di cosa parliamo? Io ho un'ambizione, tu non ce l'hai. Io ho un obiettivo, tu non ce l'hai. Io ho una passione, tu non ce l'hai. Di cosa possiamo parlare? Niente. Quindi vedete come io non solo tengo i piedi per terra, ma mi sono reso conto che ho imboccato una strada che ti porta più che altro a tanta solitudine. Perché oggi con me ci può stare solo gente che ha la mia stessa filosofia. Già quando parlo con mio fratello, come mio fratello, dice porco zio, io mi rendo conto di quanto io e lui siamo proprio distantissimi dagli obiettivi, dalle motivazioni. Lui è uno che tende molto ad accontentarsi di quello che fa. Trova qualcosa, gli piace, vabbè. Pur se non gli piace veramente, va bene lo stesso. Io purtroppo no, io sono uno che non si accontenterebbe mai di nulla. Sono una persona che si è accontentata per molti anni, ma sapevo che non era quello il mio obiettivo.
Sapevo che avevo una predilezione diversa e ora faccio quello che amo. Mi sveglio la mattina, non segno nulla, non mi scrivo nulla, anche questo video. C'è gente che fa solo i video con i testi scritti, devo scrivere gli appunti, sì, non c'ho niente, ragazzi, appiccio la telecamera e parlo. Lo potrei fare per ore, lo vedete? L'orgoglio mio è quello di essere una persona più pulita e seria possibile davanti alla telecamera. In che senso? Quello che mi vedete fare davanti alla telecamera lo faccio anche dietro. Non c'ho bisogno di recitare una parte. Non c'ho bisogno di essere uno che piace a tutti perché non mi interessa, voglio piacere solo a chi è motivato a seguirmi. Lo dico sempre, chi non è motivato si disiscrivesse, non guardate i video, chi se ne frega. Cioè, vado avanti lo stesso. Mai, mai sottostarò agli altri per ottenere un successo personale maggiore. Potevo ottenere più successo, certo. Se avessi parlato in maniera diversa di Formula 1, di videogiochi, avrei molti più iscritti. Voi pensate a tutti gli iscritti che non ho? Perché critico Formula 1, WRC, MotoGP? Se io parlassi bene di questi giochi, ragazzi, minimo minimo questo canale avrebbe 15.000 iscritti, il doppio, già, ad oggi, ma non mi interessa. Sarei Corrado che sono oggi, no, sarei un ciarlatano, un buffone, sarei uno dei tanti che parla solo perché gli danno dei soldi oppure perché gli regalano la roba. Io non sono così, io sono una persona molto schietta e sincera. Questo mi permette di tenere i piedi per terra, anche il mio carattere. Ho fatto dei video su Senna dove sostanzialmente è uscita fuori quello che sappiamo tutti. Senna era una persona furente nel inseguire il successo. Per lui c'era solo il successo, la vittoria. Se lui arrivava secondo in una gara era deluso. Io mi rispecchio tanto in Senna. Infatti Senna a 34 anni era completamente concentrato sul suo lavoro quando è morto. Ma da anni proprio. Io mi rivedo molto in lui perché anch'io ho una foga, una furia nell'ottenere i miei risultati che non mi permette di fermarmi. Ecco perché lavoro tutti i giorni, ecco perché lavoro i festivi, ecco perché non mi concedo neanche un giorno di relax. Mi sentirei male se mi fermassi un giorno completo, ragazzi, mi sentirei male. Ora domenica vado al Comics, sto tutta la giornata là, io faccio i video prima, usciranno lo stesso, perché non mi sentirei bene con me stesso, perché per me un giorno senza lavorare, senza migliorare, un giorno perso. E io ho la filosofia che non perderò mai più nessun giorno della mia vita nel non migliorarmi, nel non fare qualcosa mi può portare più in alto. Quindi, vedete? Questo mi permette di avere i piedi per terra, perché se io mi fermo oggi e dico cazzo, 21.000 iscritti sul primo canale, quasi 8.000 qua, 2.000 di là, 3.000 di qua, quello mi farebbe, come posso dire, mi compiacerei talmente tanto che magari perderei quella fame. E invece io dico no, 21.000 iscritti sono pochi, 8.000 sono pochi, 2.000 sono pochi, e mi rendo conto che voglio di più, devo fare di più, ma non perché devo ottenere il successo, perché lo devo dimostrare a me stesso, che posso fare di più, che devo fare di più. Quindi vedete, raga, come poi tenere i piedi per terra è semplicemente vedere le cose da una prospettiva diversa. Molti nel mio caso, al mio posto, si esalterebbero dei risultati ottenuti e quindi non terrebbero i piedi per terra, si eleverebbero. Ed invece io sono uno che tiene i piedi per terra e dico no, quello che ho raggiunto finora è niente, non serve a niente, devo fare molto di più perché non mi accontento. Vedete? Cambia la prospettiva, ma la prospettiva ti permette poi di vivere in una maniera diversa. L'eterno insoddisfatto non vive bene perché comunque raramente si crogiola nelle sue vittorie, nel senso, io raramente mi compiaccio con me stesso e dico bravo Corrado, hai fatto un grande risultato. Però questo ti permette poi di non fermarti mai. Quello che si compiace sempre, invece, arriva a un punto, si sente talmente forte e superiore che si ferma. Infatti, come vedete, ci sono miriadi di canali YouTube che erano famosissimi, stanno crollando, ma mica dicono cambio format, mi impegno, faccio qualcosa di diverso. No, c'hanno la presunzione di dire io faccio questo e questo la gente deve seguire. Non è così. Vedete, sui miei canali tante volte io faccio format diversi, cambio i format, faccio scomparire format e ne creo altri. Perché uno deve anche avere l'umiltà di dire se quella cosa non va è inutile che io la porti. Quindi vedete come bisogna vivere anche con un occhio verso i risultati. La gente dice che io non accetto le critiche. No, io appunto prima le accetto perché faccio anche una serie dove rispondo alle critiche e nessuno mi obbliga a farlo. Io non accetto le critiche di gente che viene solo a insultare. A me non mi interessa la critica, io sono il primo a seguirla, a autocriticarmi, il primo ad avere tutti i dati in mano. Quindi tanta gente alle volte critica cose che poi all'atto pratico invece vanno benissimo a livello di ascolti, ecco perché vi dico io. Sono critiche assolutamente che crollano nel dimenticatoio perché magari tu critichi me che faccio una cosa come quelli che mi criticano per la guida. Che io sono scarso, non fa niente. La gente segue lo stesso, io posso essere anche scarso, cosa che non lo sono, ma posso anche essere scarso. Le cose hanno ascolti? Va bene, vuol dire che la strada è quella giusta. Quindi vedete, quelle critiche là io le cancello perché sono inutili, ragazzi. Oppure gente che parla di cose che non sa, perché molti sono ignoranti e parlano pure. Io parlo solo di cose che so.
Se una cosa non la conosco non ne parlo. Quante volte la gente mi dice: "Corra, consigliami il PC, i componenti PC". Dico: "No, non te lo posso consigliare. Non è il mio campo, non sono esperto, ti direi una cazzata". Quindi io sono abituato che se le cose non le so, non parlo. Perciò ragazzi, tenete i piedi per terra. Non esaltatevi a prescindere da quello che ottenete nella vita, perché quello vi farà soltanto perdere la fame di ottenere ancora di più. Impegnatevi, perché tutti nella vita possiamo riuscire a ottenere di più, da noi stessi, dalle nostre vite, e a inseguire i nostri sogni. Tutti possiamo inseguirli, tutti possiamo raggiungerli, però c'è bisogno solo di una cosa: tanta, tanta determinazione. Ciao, raga. Whoa!